Bene ragazzi, adesso siamo pronti per vedere in qualche modo la continuazione di quello che abbiamo iniziato a parlare della fisica quantistica. Allora, questa parte qui farò solo dei cenni, assolutamente non faremo esercizi su questa parte, è giusto per capire un po' quelli che sono stati gli sviluppi successivi di questa parte della fisica. È molto complessa, per cui insomma cerchiamo di capire proprio i concetti più generali. Allora, come periodo storico, siamo già insomma dopo gli anni 20, per capirci, quindi insomma siamo andati oltre, d'accordo, a tutto il periodo iniziale delle scoperte. E si formano diverse teorie a partire dall'effetto fotoelettrico, dall'effetto Compton, e in particolare ci sono due grandi filoni basati principalmente uno sull'ipotesi di De Broglie, di cui vi parlerò adesso, e l'altro invece delle idee di Heisenberg. Allora, prima di iniziare però a parlare di che cosa è successo poi, beh, io comincerei a capire cosa ha portato, insomma, quali sono state le conseguenze delle scoperte fatte da Einstein, da Compton, eccetera. Beh, allora in realtà questo è proprio uno stravolgimento bello proprio di tutte quelle che erano le certezze che aveva dato la fisica classica, quello che noi chiamiamo il determinismo della meccanica classica di Newton. Cosa si intende per determinismo? Beh, la fisica di Newton era una fisica, direi, eccellente sotto un certo punto di vista, nel senso che ti permetteva esattamente di calcolare la posizione di una particella, cioè se tu conoscevi la sua velocità, dove si trovava, tu potevi tranquillamente dire dopo 5 secondi dove si trovava, qual era la sua quantità di moto, qual era la sua energia, cioè praticamente note quelle che erano le condizioni di una particella, si poteva prevedere con esattezza quello che sarebbe stato il suo moto. E non solo, insomma, tutte quelle che erano le grandezze caratteristiche. Ecco. Questo determinismo, quindi il fatto di sapere, no, esattamente come sarebbero andate le cose, scompare, non c'è più, crollano tutte le certezze e incomincia invece a nascere una fisica basata più sull'incertezza, sulla probabilità degli eventi. In realtà, ecco, la cosa interessante è che queste teorie non sono state facili da accettare neppure dagli stessi fisici, in particolare, qua vi riporto il caso di Einstein, ok? Einstein aveva dato il contributo alla nascita di questa fisica quantistica, se ci pensate lui che nel 1905 con il suo effetto fotoelettrico, no? Incomincia a parlare di natura, a pararci questi fotoni, e quindi questa natura duale della luce, no? Quindi insomma è lui il primo, no? Che, insieme a Planck, che segna, diciamo, questa nuova fisica. Eppure Einstein, tra le sue tante frasi celebri, disse la famosa frase: "Non credo che Dio giochi a dadi". E in questa frase noi dobbiamo vedere il senso filosofico di questo, cioè lui non crede che ci sia una totale casualità, ok, negli eventi. Ecco, per cui in realtà teorie molto difficili da accettare. Allora vediamo quali che sono un po' gli sviluppi, in particolare l'ipotesi di De Broglie. Allora, avete presente che grazie all'effetto fotoelettrico avevamo detto che c'era la dualità della luce, perché poteva essere vista sia come onda sia come corpuscolo, quindi assolutamente questa dualità, ok, onda corpuscolo per la luce, l'avevamo già considerata.
adesso c'è una nuova ipotesi. De Broglie dice, beh, se la luce può essere sia un'onda che un corpuscolo, beh, allora forse qualsiasi particella materiale può essere vista anche come un'onda. Quindi questa dualità onda-corpuscolo non vale solo per la luce, ma vale per qualsiasi particella in realtà. Quindi che siano fotoni o che siano elettroni, questa doppia natura vale per tutte queste particelle. E addirittura De Broglie andò a calcolare la lunghezza d'onda di queste particelle. Come vedete, un'altra volta ricompare la nostra costante di Planck, ormai insomma diciamo che è la regina della fisica quantistica, ok? Quindi la lunghezza d'onda di un elettrone altro non è che la costante di Planck diviso la quantità di moto di questo elettrone. Ora, questa teoria è sicuramente insomma, un po' strana, no? Insomma, l'elettrone nel nostro immaginario è una particella, punto e stop. Il fatto di vederlo come un'onda, insomma, magari non è così intuitivo. Ecco, eppure ci sono delle evidenze sperimentali. In particolare, vi cito, insomma, un paio di esperimenti. Uno è stato fatto da Davison e Germer, due fisici americani, che praticamente hanno mandato un fascio di elettroni verso una lastra di Nike e hanno visto che si andava a formare una figura di questo tipo, non è proprio così, l'ho un po' riprodotta, ok? Una appunto figura di diffrazione. E non solo, anche se si rifacesse, avete presente l'anno scorso parlando di onde che aveva fatto Young? Ecco, se noi rifacessimo l'esperimento di Young, era quello delle due fenditure, della luce che arrivava, ok? Attraversava le due fenditure e si formavano sullo schermo delle, aspettate un attimo che lo ricordiamo, ok? Questo qui era quello che si formava sullo schermo, cioè si formavano delle righe bianche e nere, d'accordo? Ecco. Dove c'era la frangia centrale più luminosa e poi c'era questa successione di righe. Che cosa erano queste righe? Beh, quando la luce arrivava nelle due fenditure, ogni fenditura si comportava come sostanzialmente una sorgente puntiforme, pertanto avevamo due radiazioni che viaggiavano e queste due radiazioni che viaggiavano interferivano e quindi avevamo l'esempio che quando avevamo due creste, avevamo interferenza costruttiva, mentre una cresta e una gola avevamo interferenza distruttiva. Il che voleva dire interferenza costruttiva la zona chiara, interferenza distruttiva invece la zona scura, la frangia scura. Ecco, boh, questo insomma riguardava un po' la luce, no? L'esperimento di Young relativo alla luce, eventualmente insomma andatevelo a sfogliare un attimo se non vi ricordate più il discorso della diffrazione e dell'interferenza sull'interferometro di Young. Ma insomma la cosa curiosa qui è che sostanzialmente l'idea è che se anziché sparare, okay, una radiazione luminosa andassi a mandare un fascio di elettroni, ok, che va verso queste due fenditure, ecco, la cosa curiosa è che si otterrebbe la stessa figura di interferenza di quella che si avrebbe con una radiazione. Beh, e questo è possibile se e solo se gli elettroni si comportano come un'onda, altrimenti insomma gli elettroni che passano, insomma, dovrei trovarli dove? Dovrei trovarli in corrispondenza delle fenditure, insomma, perché dovrei trovare questa figura strana, no? Ecco, evidentemente c'è una doppia personalità. Ora, la cosa insomma forse più importante da capire qui è il principio di complementarietà di Bohr, che dice semplicemente questo, cioè che se con un esperimento io osservo un fenomeno, quindi ad esempio il fatto di vedere la luce come onda, escludo, impedisco al tempo stesso di osservare quello che è l'aspetto complementare dello stesso fenomeno.
Cioè, ad esempio, non posso vedere la luce come corpuscolo. Cioè, se io in un esperimento vedo la natura ondulatoria, non posso vedere la natura corpuscolare e viceversa. Questo vale a cellule. Per quello che se io considero, cioè se voglio analizzare la particella elettrone, non potrò mai vedere una natura ondulatoria e viceversa. Ecco, insomma, vi lascio un po' con la perplessità, che sicuramente insomma nasce dall'affrontare insomma queste teorie che sono tutto tranne che semplici. Bene, e vabbè, qua io proprio salterei pari pari questa parte, insomma, vi dico solo che da lì, voi non è che dovete saperlo, così è giusto proprio per curiosità, da lì insomma nascerà quella che è la funzione d'onda, ad opera di Schrödinger, che praticamente con questa funzione lui sarà in grado di sostanzialmente rappresentare in questa funzione tutte le informazioni relative a questa onda particella. Ecco, l'equazione, la funzione d'onda è complicatissima, molti di voi probabilmente la vedranno all'università, ma insomma la lascio, ecco, giusto a questo. Ok, giusto per dire, quando anche in chimica avete parlato di orbitali, se vi ricordate, nella definizione di orbitale, non si parlava di dove l'elettrone si trovava, ok? Dobbiamo abbandonare anche Bohr, è assolutamente superato. Bohr ci dice che l'elettrone si trova a livello 1, si trova a livello 2, no, ormai Bohr qui è superato, qui con Sommerfeld. Praticamente ci dice dove una particella è probabile che sia, ok? Quindi dobbiamo proprio eliminare tutte le nostre certezze, non c'è più quello che appunto vi dicevo il determinismo newtoniano, ma andiamo verso una probabilità. Direi che non direi altro anche di questa parte. Ecco, lasciate stare questa pagina, ok, poi la elimino, ok, non c'entra niente, perché era relativo ad un altro libro di testo, non il vostro. E, ecco, il gatto di Schrödinger è uno degli esempi forse più famosi della fisica quantistica, per cui insomma ve lo racconto insomma un po' brevemente. Insomma, la storia è questa. Allora, c'è una stanza dove si trova un gatto, quindi un gatto si trova dentro questa stanza. In questa stanza però, oltre al gatto, c'è anche un meccanismo molto sofisticato. Cioè, se c'è una particella di cianuro, scusa, c'è una particella radioattiva, e questa particella radioattiva potrebbe rompere un contenitore contenente il cianuro, ok? Quindi, che cosa succede? Beh, se il recipiente contenente questo veleno potentissimo, il cianuro, si rompe, allora il gatto morirebbe a causa di questo veleno. Se la particella radioattiva invece non va ad urtare il recipiente, e quindi non lo rompe, e chiaramente il gatto risulterà ancora vivo. Ecco, la cosa quindi praticamente è il fatto, io non ho idea di dove si trovi questa particella radioattiva, e dal momento che non so dov'è questa particella, non posso stabilire se il gatto è vivo o morto, ok? Ora, secondo la meccanica classica, ma secondo l'immaginario collettivo di tutti, insomma, di qualità, anche insomma, quello più tra virgolette sensato, beh, se io devo pensare in questo momento come il gatto, penso che in questo momento il gatto è o vivo o morto. Può essere entrambe le cose.
Ecco, il punto cambia invece meccanica quantistica, perché secondo la meccanica quantistica il gatto è 50% vivo e 50% morto. Cioè, io non posso sapere com'è e quindi dirò a 50-50. Non sapendo dove si trova la particella, non so che fine, insomma, com'è il gatto, no? Quindi si ragiona in termini probabilistici. E fino a quando io non vado a vedere che cosa succede dentro la stanza, sostanzialmente, esso sarà sempre mezzo vivo e mezzo morto. Ora, quello che viene chiamato il destino del gatto, cioè sapere esattamente il gatto che fine farà, in realtà viene determinato solo nel momento in cui io vado a vedere, solo nel momento in cui l'osservatore apre la stanza. Quindi in realtà, ok, noi possiamo dire che non sapendo dove si trova la particella, il gatto è 50% vivo e 50% morto. E questo insomma è un paradosso molto forte, no? C'è un'indeterminazione a livello microscopico che non ci turba più di tanto, perché insomma il fatto di non sapere dove si trova una particella radioattiva, ma insomma ci può sembrare anche molto sensata come cosa. Ma a livello macroscopico, beh, gli effetti che produce sono decisamente forti, sconcertanti, perché appunto non possiamo stabilire se il gatto sia vivo o morto. Ecco, ve l'ho raccontato perché, insomma, viene addirittura, non so se avete mai visto quello sceneggiato, Big Bang Theory. Insomma, dove c'è questo fisico un po' pazzoide, particolare, insomma, dove ci sono questi ragazzi universitari. Ma insomma, ecco, c'è una puntata in cui parlano proprio di questo paradosso, ecco, e quindi insomma, ve l'ho voluto raccontare perché insomma è molto famoso e anche abbastanza semplice da capire. Insomma, fa capire anche perché questa teoria, insomma, non è una teoria facile da accettare, ok? Le ripercussioni che queste teorie possono avere in ambito letterario, in ambito filosofico, in ambito artistico, d'accordo? Si è passati dalla certezza totale a invece l'incertezza. Ok, adesso andiamo a vedere invece, ecco, questo qui, ecco, il principio di indeterminazione di Heisenberg. Ecco, volendo su questa parte si potrebbero fare degli esercizi, ma valuteremo, ecco, eventualmente se farli. Adesso mi interessa soprattutto dal punto di vista concettuale. Molto probabilmente se la commissione sarà interna e se non ci sarà un tema ministeriale, molto probabilmente, insomma, questa parte qui possiamo fare, questo modulo ce lo possiamo fare solo tranquillamente dal punto di vista teorico, senza fare uso di calcoli, insomma, di esercizi. Ecco, allora, che cosa ci dice il principio di indeterminazione di Heisenberg? Allora, ci dice questo, che è impossibile valutare simultaneamente due. Allora, scusate un attimo perché voglio cambiare un attimo la simbologia. Oh, niente, scusate, ho provato a modificare il testo ma non riesco, dovrei proprio rifarlo. Allora, io intanto ve lo spiego così, vi spiego dove dovete fare attenzione ai simboli, perché questo purtroppo da un testo all'altro cambiano le simbologie e questo me lo sono dimenticata di riaggiornarlo. Allora, boh, vi dicevo cosa dice Heisenberg. Heisenberg dice sostanzialmente che non si possono valutare contemporaneamente, simultaneamente, due aspetti. Primo aspetto, la posizione x e la quantità di moto, ecco qui per piacere, questo qui sarebbe, l'abbiamo sempre chiamata P, la quantità di moto, ok? In alcuni testi, magari anche all'università, magari troverete Q, che una volta si dava questa simbologia, ma insomma noi adesso nel nostro testo abbiamo sempre utilizzato P, la quantità di moto. Quindi è impossibile valutare simultaneamente
la posizione, d'accordo, e la quantità di moto. Oppure, ok, un'altra formulazione di questo principio, è impossibile valutare simultaneamente che cosa? Il tempo di osservazione e l'energia dell'oggetto. Allora, le formule che andremo a scrivere per la prima e per la seconda in realtà sono molto simili. Vi faccio vedere com'è l'impostazione di entrambe. Allora, il fatto che posizione e quantità di moto non si possano valutare contemporaneamente è scritto come delta x per delta q, quindi per delta p, deve essere maggiore o uguale a h fratto 2π greco, questa costante. Bom, andiamo a vedere la seconda formulazione, dove abbiamo invece incompatibili da valutare il tempo e l'energia. Ecco, per ora vedete che andremo a scrivere il delta E energia per il delta T tempo, dove adesso capiremo cosa si intende con questo delta, deve essere maggiore o uguale ad h fratto 2π greco. Cioè, la formulazione dell'1 e del 2 è assolutamente identica, dove si sostituiscono quelle che sono le grandezze che si stanno considerando: posizione e quantità di moto e tempo e energia. Allora, per capire, in particolare, secondo me è la prima la più facile, insomma, quella che magari vi chiedo di sapere un po' di più, rispetto, insomma, all'altra è più complessa. Allora, che cosa dice, insomma, in questa, intanto che cos'è questo delta x e questo delta p? Allora, non è il nostro delta inteso come variazione, ma è un'incertezza, ok? Allora, sostanzialmente ci dice questo: l'incertezza di cosa? Della posizione delta x, quindi l'incertezza della posizione, moltiplicato delta p, l'incertezza della quantità di moto, quindi l'incertezza sulla posizione per l'incertezza della quantità di moto, deve essere maggiore o uguale ad un numero che dipende, vedete, ancora una volta da questa costante di Planck. Ora, che cosa comporta il fatto che il prodotto delle due incertezze deve essere maggiore di questo fattore che dipende da K? Ma proviamo ad andare un attimo qui su questo esempio. Allora, immaginiamo di voler misurare la posizione, ok? Allora, se voglio misurare la posizione, vorrei che l'incertezza della posizione, quindi delta x, fosse molto piccolo, nel senso che io vorrei proprio sapere esattamente la posizione, quindi questo termine qui deve essere piccolo. Guardiamo che cosa però succede all'incertezza sulla quantità di moto, al delta p. Ecco, dividendo per delta x, ok, troviamo che il delta p è maggiore o uguale di h fratto 2π greco delta x. Ma dal momento che delta x abbiamo detto che doveva essere tendente a 0, perché abbiamo detto che lo volevo conoscere esattamente, quando vado a fare h fratto 0, sostanzialmente, che cosa succede? Succede che questo numero qui diventa molto molto grande. Addirittura tende, man mano che delta x tende a 0, questa cosa qui tenderà a infinito. Cosa significa dire che l'incertezza della quantità di moto è infinito? Vuol dire che è elevata. Quindi vuol dire che non riesco a stimarlo. E ovviamente viceversa, cioè se io voglio conoscere esattamente la quantità di moto, questa incertezza deve essere piccola, ma in automatico se questa qui è piccolina, piccolina, questa qui aumenterà sempre di più, cioè queste due grandezze sono inversamente proporzionali. Ecco che allora forse riusciamo adesso un pochino meglio a capire che cosa c'è scritto qui, che è impossibile valutare la posizione e la quantità di moto. Ok? E quando si dice valutare vuol dire conoscere esattamente la posizione e la quantità di moto. Facciamo un ultimo esempio, e stessa cosa per l'energia e il tempo di osservazione. Comunque facciamo l'esperimento legato alla prima delle due formule che abbiamo visto, e cosa vediamo? Allora, immaginiamo di colpire con una radiazione
la particella di cui voglio andare a studiare posizione e quantità di moto. Allora, la radiazione con cui andrò a colpire la mia particella avrà di sicuro una certa frequenza. Ora, se la frequenza è elevata, adesso seguite qua un attimo, se la frequenza è elevata, ok? Se la frequenza è elevata, allora noi sappiamo che la lunghezza d'onda sarà bassa perché sono inversamente proporzionali, mentre l'energia della radiazione, la formula è uguale a H per F, sarà alta. Quindi dire frequenza elevata vuol dire bassa lunghezza d'onda e alta energia. Bene, queste frequenze, quelle alte, quali particelle ci riescono a, cioè cosa vedo con questa tipologia di frequenza? Beh, riesco a rilevare le particelle piccole. Perché? Perché se la lunghezza d'onda è piccola, io riesco a vedere le particelle piccoline. Se la lunghezza d'onda fosse grande, salterebbe la particella piccola, ok? Quindi frequenze elevate vanno benissimo per andare a trovare con una buona precisione la posizione di queste particelle molto piccole. Però c'è un problema, ok? Determino la posizione, no? Però questa radiazione ha un'altissima energia. E quindi l'energia che andrà quando vada a colpire la particella, beh, insomma, l'abbiamo visto nei vari effetti studiati, che questa energia che arriva alla particella, che cosa fa? Modificherà la velocità. E se modifica la velocità, modifica evidentemente la quantità di moto. Quindi, se io riesco a dare con precisione la posizione, in realtà modificando la velocità e la quantità di moto, avrò un altissimo grado di imprecisione. Allora, uno dice, vabbè, allora faccio il contrario, uso frequenze basse, ok? Le frequenze basse possono andare benissimo. Perché così l'energia sarà bassa, quindi un'energia bassa non altera la velocità e quindi ho una buona precisione sulla quantità di moto. Beh, c'è una differenza però, che ok, riesco a trovare la quantità di moto, ma se la frequenza è bassa, la lunghezza d'onda incomincia ad essere un po' grande. E quindi se è grande vuol dire che non riesco poi a determinare con precisione la posizione. Ecco, in sintesi, il principio di indeterminazione di Heisenberg sostanzialmente mi dice proprio questo, che è impossibile che io riesca a determinare, okay, simultaneamente la posizione e la quantità di moto. Oppure anche qui, se io voglio trovare l'energia, ok? E con precisione, beh, il tempo di osservazione avrà un grado di indeterminazione alto, ok? Viceversa, nel momento in cui uno si cura, che l'ho misurato per tot secondi, beh, l'energia dell'oggetto la posso aver modificato. Questa seconda cosa è molto più difficile da capire e non la vediamo. Ecco, sappiate che il principio di indeterminazione è composto, diciamo, da due enunciati. Io vi ho spiegato il primo, giusto per darvi un po' un'idea del clima storico, fisico, no? Che genererà appunto questa fisica quantistica. Ok, ho concluso. Ah, scusate, no, forse prima di concludere. Qua vi potrei far vedere una simulazione, l'ho dimenticata prima, scusate, di quello che succede. Allora, se io sparo fotoni, ok, qua ci sono le nostre due fenditure, vedete che qua sullo schermo si forma appunto questa frangia di cui vi parlavo, no? Queste righe chiare e scure. Ok, però la stessa figura si forma anche se noi andiamo a sparare elettroni. Ecco, vedete che si formano queste zone chiare, scure, ok? Quindi, ecco, la natura, no? Ondulatoria degli elettroni. Quindi questo dualità onda-corpuscolo. Ecco, scusate, mi ero dimenticata di mostrarvi questo prima.
Ok, basta, adesso veramente abbiamo concluso, la prossima volta inizieremo un altro argomento.